per tutto il tempo della malattia, negli angoli, sotto i tappeti, nei tiretti, ovunque ci fosse stato spazio, la sua immaginazione aveva stipato attimi di serenità che le sarebbero serviti a riempire la tristezza di quel momento. Ma non funziona. Il letto è vuoto, eppure il suo cuore. Osserva quella casa modesta e dignitosa come se la vedesse per la prima volta. Le pareti paiono distese di pelle, attraversate da cicatrici lunghe, forse causate dalle scosse continue del bradisismo, o forse per l'assestamento dei materiali scarsi con i quali è costruita. Dalle finestre aperte arriva un puzzo costante di ferro arrugginito, mentre sulle ringhiere del balcone che guarda la fabbrica c'è sempre uno strato nero e tossico che, anche se viene strofinato, va via per finta e ritorna ogni giorno e ogni notte, in un ciclo velenoso e perpetuo. I vetri sono opachi, la luce del sole arriva scarna, fredda, quasi riluttante a entrare in un luogo malato che ammala a sua volta, mischia il veleno con una febbre. E ciò che fa l'acciaio amaro di Bagnoli. Ferdinando Ruggero si è portato via un'ampolla col mare di Napoli, il veleno della fabbrica, eppure i suoi sogni di figlia. Tutto è stato chiuso in una bara, umile, come la vita da operaio che se l'è inghiottito. Passa a stento dalla porta stretta. I portantini fanno spalle e muro, più volte per trovare la via, e sua figlia pensa che tutto quello che ha vissuto il padre è accaduto con fatica, quell'ultimo passaggio compreso. La fabbrica vista mare sopravvive. Brandelli di acciaio insieme a brandelli umani. Miete vittime, senza compatimento, si nutre dei sacrifici e delle speranze di uomini e donne in cambio di una busta paga, che significa dignità e condanna. Ma che altra scelta aveva Ferdinando? Lo stabilimento negli anni è divenuto un'entità fatta di carne e sangue, di voci urlate negli scioperi, di morti e di non morti che lo attraversavano consapevoli del destino a cui andavano incontro. O cantiere salvava e uccideva con una freddezza lucida e consapevole. Grazie Nadia, grazie per questa, che si è emozionata. Colgo spunto la rottura della professoressa, perché è stato citato il termine con cui Rossi descrive questo grande mondo, o cantiere, a fabbrica. Quando ero una giovane studentessa di architettura, a noi non è stato insegnato che cosa significava vivere nella fabbrica. Quello che è emerso soprattutto dagli studi urbanistici relativi a questo grande mondo era soprattutto la necessità di farlo scomparire. E essendo Bagnoli uno dei temi forse ancora caldi e che ha portato all'impugnamento insomma di tutta la zona che è descritta in questo libro, e che è protagonista ancora di progetti come Bagnoli Futura, e che probabilmente lo sarà ancora. Quello che però dal mio punto di vista addolora è che probabilmente nel trasmetterci la memoria di questo luogo, l'università in questo senso ha dimenticato l'importanza che questo cantiere, questa fabbrica era invece per i suoi lavoratori e per le sue lavoratrici. Quel luogo, seppur della memoria, che però doveva scomparire e che deve ancora scomparire,
invece i luoghi della memoria, come tutti i luoghi della memoria, vengano in qualche modo rimessi in sesto, quindi che la memoria non vada persa, e che è uno dei nostri principi dell'ANPI, fondativi dell'ANPI, ma che con essa si possano ancora raccontare le storie come quella di Vincenzi. Devo cogliere anche un'altra occasione, e con il vostro aiuto io darei finalmente il benvenuto alla sezione ANPI di Capodimonte a Vincenzo Vacchi, che da oggi è formalmente nella nostra squadra e che insomma si è dedicato costantemente all'interno dell'ANPI a questo attivismo culturale, oltre ovviamente a tutti gli impegni a cui si dedica. Devo dire che è molto conteso. Ho appreso questa cosa e però oggi lo abbiamo formalmente tra di noi. E quindi grazie alla lettura capace e particolare che Vincenzo fa di ogni testo, di ogni libro, nuovo e antico, ci trasferisce un regalo in più rispetto poi al lavoro e al libro stesso. Quindi con piacere che do la parola a Vincenzo Vacchi. Sì, grazie anche per le belle parole che mi sono state dette. Allora, io vi voglio dire subito una cosa. Grazie a tutte e a tutti voi presenti. Questo libro io ho avuto il piacere e l'entusiasmo di presentarlo altre volte. Perché mi fa sempre piacere presentarlo? Per un motivo molto semplice. Perché negli ultimi decenni la letteratura ha sistematicamente ignorato che in questo paese è esistita una questione operaia, esisteva ed esiste un mondo del lavoro, un mondo dei lavori e un mondo dei lavoratori. La letteratura, mi spiace dirlo, negli ultimi anni si caratterizza, e non sempre con ottimi prodotti finali, per eccessive introspezioni intimiste, autobiografie mascherate da grandi messaggi che si vogliono dire all'umanità. Invece la nostra coraggiosa Rosy Selo ha creato un'opera letteraria che finalmente ricorda a pieno titolo, pur rimanendo un romanzo, pur non diventando mai un saggio, ma rimane dall'inizio alla fine un romanzo tutto tondo, ma riesce a rievocare e a far palpitare il cuore al lettore e alla lettrice quello che è stato il mondo operaio nella nostra città, nella città di Napoli. Perché è fondamentale è stato importante scrivere questo romanzo? Tra l'altro io credo, a memoria mia, che l'ultimo romanzo che ha parlato di queste questioni sia stato quello di Rea, La dismissione. Per quanto mi risulta, a me un romanzo con queste caratteristiche precise, in ordine alla questione operaia, con uno sguardo fortemente femminile, con una protagonista operaia, che io sappia non ce ne sono nel panorama letterario, almeno negli ultimi 30 anni. Questo sempre per sottolineare anche il coraggio da parte di Rosy per fare un libro che aveva ed ha degli aspetti fortemente inediti. Allora, parlare in modo romanzato, nel senso alto del termine romanzato, ovviamente, della questione operaia in una città come la nostra, ha una importanza capitale, perché le
dinamiche sociali, sindacali, politiche, oserei dire anche antropologiche, che si creano in una realtà in cui si lavora e quindi si crea una cultura dei diritti e dei doveri, si costruisce una dignità del lavoro, la dignità del lavoro ben fatto, che è strettamente correlato alla richiesta di riconoscimenti di diritti. Questo tipo di realtà, non ha una importanza solo all'interno della realtà aziendale, ma ha una carica proiettiva verso l'esterno. I territori sui quali sono presenti aziende, anche di piccole dimensioni, e quindi a maggior ragione un'azienda grande come è stata l'Ilva di Bagnoli, risentono fortemente del pathos della dialettica sindacale e politica che si crea all'interno di quell'azienda. Questa cosa io amo dire, amo citare a questo proposito Norberto Bobbio, che tra l'altro oggi ricorre anche l'anniversario della sua morte. Perché cito Norberto Bobbio e non tanti altri intellettuali socialisti e comunisti? Perché mentre per questi ultimi lo possiamo dare per scontato che hanno teorizzato e contribuito a creare una cultura politica basata sulla realtà operaia, invece Norberto Bobbio, che è stato fino alla fine un preciso intellettuale liberal democratico, che ha spesso anche polemizzato con gli esponenti del Partito Comunista e del Partito Socialista. Ebbene, Norberto Bobbio ha scritto diversi testi sulla importanza di una realtà aziendale all'esterno del territorio, e appunto proprio lui sosteneva con robuste argomentazioni che questo tipo di realtà hanno una forte capacità proiettiva verso l'esterno. Questo qui non è il mio, una generica teorizzazione, ma è una atmosfera, una realtà che emerge dalla lettura di questo libro, ripeto, sempre con un taglio da romanzo, perché quello che viene fuori è una storia di Bagnoli fortemente permeata fino a una certa data della realtà aziendale. Ora, se è vero come è vero a livello nazionale e sovranazionale che una realtà aziendale va a connotare fortemente l'aspetto esterno, a maggior ragione lo è per una città come Napoli, perché noi abbiamo, come noto, una pesante eredità di una forte presenza, che è quello che una volta si sarebbe chiamato sottoproletariato metropolitano e che spesso invece si chiama plebeismo, che non è stato mai investito da una vera modernizzazione come è avvenuta per esempio nelle grandi città Parigi, Londra e quant'altro. E invece l'esperienza che si è avuta a Bagnoli ha provato sul terreno che la costruzione di questa fabbrica, il quartiere sociologicamente si è trasformato. Allora, fino a quando la fabbrica funzionava, con tutte le sue contraddizioni e con i suoi pesanti prezzi in ordine alla salute, ma comunque c'è da tener conto che fin quando la fabbrica funzionava, nella zona di Bagnoli era pressoché o sostanzialmente inesistente il fenomeno della camorra.
o comunque era fortemente marginale nella zona di Bagnoli, perché la presenza di un movimento operaio organizzato con le sue organizzazioni sindacali, politiche, sociali, con le sue modalità di vivere il tempo libero, con il tipo particolare di relazioni che si creano tra le persone e non solo tra quelle che vivono all'interno dell'azienda, creava un muro rispetto alle pressioni della camorra. Infatti in quegli anni si diceva: apriamo dentro il vicolo la fabbrica, intendendo dire contrastiamo il plebeismo, la mentalità del vicolo, l'arte di arrangiarsi, l'arte della furbizia, l'arte di utilizzare sostanzialmente l'illegalità per sopravvivere, con una cultura del lavoro, nel senso più ampio del termine. Tutto quello che sto dicendo emerge dal libro. Io poi, per non anticipare molte cose del libro, tendo a indicare gli aspetti generali che fa suscitare una certa riflessione nel momento in cui si va a leggere il contenuto di questo testo. Ora, non vi preoccupate, non la farò lunga, magari poi tu mi avverti, fai un fischio. Stavo prendendo le penne per prendere. Ah no, per tirartela dietro. No. Allora, scusami, questo romanzo poi, perché è ancora più importante? Perché non solo affronta la questione operaia, come si è concretamente realizzata nella nostra realtà partenopea, perché la protagonista appunto del libro è una donna, è una giovane donna, e quindi attraverso la vita, la narrazione di questa donna si possono intravedere molto chiaramente i rapporti non sempre facili e non sempre lineari, per usare un eufemismo, tra movimento operaio e movimento femminile e femminista, tra costruzione di una coscienza femminile e femminista e costruzione di una coscienza operaia, che non sempre collimano. L'ho detto già altre volte, ma qui lo voglio ripetere. Dato che il libro è ambientato negli anni 70 e quindi tra le tante cose positive di quegli anni, naturalmente c'erano anche molte cose positive, molte cose negative, e non mi riferisco solo al terrorismo e allo stragismo neofascista. Mi riferisco al fatto che in una situazione quale è stata di ubriacatura ideologica, c'erano gruppi dell'estrema sinistra che teorizzavano, ripeto, sempre presi da questa ubriacatura ideologica, che i problemi delle donne sarebbero stati risolti solo nella misura in cui si sarebbe raggiunto il socialismo e o il comunismo. E quindi le donne non avrebbero dovuto battersi innanzitutto per il riconoscimento dei diritti in qualità di donne, bensì adeguarsi soltanto alla lotta più generale per la costruzione del socialismo e del comunismo. Adesso questo discorso noi lo riciteremmo subito, ma vi garantisco che qui negli anni c'era una forte base di consenso in ordine a questa idea. E poiché in quegli anni, insomma, c'era anche l'aspetto della violenza di piazza, ci sono stati anche momenti di forte tensione e qualche volta sfociati anche nello scontro fisico tra movimenti femminili e gruppi, definiamoli, dell'estrema sinistra. Io sono così vecchio da ricordare... Sì, io sono così vecchio... Esatto, poi dopo... ci farà piacere anche sentire le vostre opinioni. Io sono così vecchio da ricordare un episodio che, sempre da un punto di vista di romanzo,
Rosi scrive quando durante una manifestazione delle donne a Roma gruppi di autonomia operaia e di lotta continua volevano imporre in tutti i modi la loro presenza all'interno del corteo e ne scaturì fuori un bel parapiglia. Quindi a me è piaciuto anche molto come tratta questa questione. Adesso farò qualche cenno un po' più vicino al libro, senza anticipare molte cose. La protagonista principale, che ovviamente si chiama Vicenzina, è una giovane donna il cui papà fa già l'operaio specializzato nella Little Cedar. Lei sogna di fare una vita altra, diversa, e arriva fino all'università, se non che poi viene costretta ad entrare in fabbrica perché il papà muore e quindi questo ingresso nella fabbrica stravolge radicalmente quelli che erano i suoi disegni. E tra le altre cose a me è piaciuto anche questo modo di descrivere il fatto che all'inizio, e quindi la capacità di metamorfosi, di trasformazione che il rapporto con il lavoro va a suscitare, va a creare. Questa persona, questa giovane donna, Vicenzina, all'inizio ha quasi un atteggiamento un po' di supponenza, nel senso che si ritiene che avendo fatto diversi anni di studi pensa di poter capire meglio e di più delle sue colleghe tutta una serie di dinamiche. E invece l'esperienza del lavoro le fa capire che il rapporto con queste colleghe soprattutto, ma anche con qualche collega maschio, le porterà solo un forte arricchimento in ordine non solo al rapporto con il lavoro, ma anche in ordine al rapporto con la vita. Tant'è che non dimentichiamo che sono anni in cui da pochissimo c'è stato il divorzio, anni in cui è proibito l'aborto, anni in cui la manifestazione di subalternità femminile era molto 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 forte, insomma, in qualche modo, anche se poi c'è da affrontare come e perché, una situazione peggiore rispetto all'attuale, insomma, anche se poi c'è ancora tutto da costruire. E quindi un'altra cosa che mi va di sottolineare, poi magari smetto e magari sentiamo qua e poi dirò qualche altra cosa. Nel libro viene citato, e non vi dico perché e come, Pierpaolo Pasolini. Ora, in quel periodo, da parte di persone che avevano un impegno politico totalizzante, cioè persone che mangiavano pane e politica praticamente, che vivevano un'enorme passione e che erano consapevoli del fatto che attraverso la politica attiva, si poteva effettivamente, concretamente agire per il cambiamento quotidiano, viene citato Pierpaolo Pasolini. E noi tutti sappiamo che Pasolini era tra l'intellettuale principe che evocava quella che sarebbe stata poi effettivamente l'involuzione antropologica della società italiana, quello che iniziò a teorizzare efficacemente la differenza tra sviluppo e progresso, che evocava i pericoli di una società del consumo. E spesso c'era un grosso dibattito, spesso polemico, tra lui, tutta una serie di intellettuali, esponenti politici
eccetera, eccetera, proprio perché lui era tra i pochi che era riuscito già a intravedere l'involuzione della nostra società. Piccola digressione, ricordo che quando ci fu lo stupro e la violenza del Circeo, io ricordo ancora un dibattito tra lui e la Noia, come si chiama l'autore? Moravia. Pasolini e Moravia, sulle pagine dell'Unità. Moravia sosteneva, e in quegli anni io appoggiavo la tesi di Moravia, che gli omicidi, le violenze del Circeo erano figli sostanzialmente di una determinata ideologia, dell'ideologia fascista, che sottintendeva chiaramente il dileggio, la soppressione del debole, della donna, della povera, eccetera, eccetera. Pasolini gli diceva: guarda, facciamo attenzione, perché ritengo che in quel tipo di comportamento assassino ci siano le tracce di una involuzione di una certa generazione in ordine al rapporto con la violenza e in ordine al rapporto per il quale si concepisce appunto la relazione uomo-donna. Dopo 40 anni, 50 anni, penso che avesse sicuramente più ragione per Paolo Pasolini. Vabbè, piccola digressione. Invece in questo libro viene citato Pasolini, e quindi anche in questo a me sembra dimostrare una certa acutezza, perché si poteva benissimo citarne tantissimi altri che in quegli anni, che in quegli anni c'erano, anche perché parliamo di anni nei quali esistevano le leadership, non i partiti personalistici, i partiti che nascono e muoiono esclusivamente intorno al capo fondatore, ma è perché esistevano culture politiche. Non mi riferisco solo a quella comunista e socialista, naturalmente, nazionista, cattolica democratica, liberal democratica, eccetera, eccetera. E quasi tutti i leader dei partiti politici erano degli intellettuali, insomma, era assolutamente centrale il forte intreccio tra politica e cultura. Allora, stavamo dicendo, questa giovane donna, stavamo parlando di Pasolini, e quindi secondo me Rosi ha dimostrato una certa acutezza, perché appunto ne poteva citare tanti altri molto più in voga in quegli anni. Citando invece Pasolini significa in qualche modo indicare un intellettuale che appunto evocava un certo declino che in quegli anni pochi, come ho già detto, intravedevano. Vabbè, al momento mi fermo qui, perché sennò la faccio troppo lunga. Grazie, magari dopo riprendiamo. Grazie a te. Nadia, grazie Bagnoli. 2 novembre 1975. Il giorno dei morti ha una sua voce. Parla attraverso una pioggia sottile e perpetua, nella quale si percepisce il lamento di chi non c'è più. Parla con lo scrocchio delle foglie secche, oppure attraverso il vento di gregale, nel primo freddo e i denti che battono. Parla sempre e arriva a braccetto con la dama dalla veletta nera. Vincenzina crede sia una superstizione, un antiquato modo di dire, eppure dalla prima domenica in cui è di turno al cantiere, non appena suona la sirena del secondo turno, alle 3 precise del pomeriggio è costretta ad ascoltare quel suono luttuoso e diviene piccola, si accartoccia su se stessa. È morto per Paolo Pasolini, le fa Piera, tesa in viso e gli occhi fissi nei suoi. L'hanno ucciso. E non l'ha fatto solo lo stronzo che l'ha macellato con l'auto, l'hanno ammazzato tutti, tutti quanti. Vincenzina non dice una parola. Il dolore preme,
Le sembra di seppellire ancora suo padre perché per lui Pasolini rappresentava un mondo che stava fuggendo via, che il poeta, così come lo chiamava lui, tentava di tenere in piedi, unito a modo suo in uno scambio di parole tra demoni ed angeli, qualcosa di altissimo, seppure semplice e terreno. Tentava di tenere in piedi la verità, ma la verità che sosteneva veniva messo uno straccio sporco in bocca e non c'era verso di tornare indietro e di ritornare e di ritrovare il passo. Pasolini morto ne era la prova. Mentre torna a casa, pur non volendo ascoltare, le risuonano in testa le parole di Ferdinando, quella volta in cui l'aveva sorpresa mentre sbirciava tra le pagine di quel libro poesia in forma di rosa che suo padre teneva sul comodino al posto della Bibbia. Era un insegnante, come diventerai tu, aveva detto, un poeta prima di ogni cosa, uno di noi, un intellettuale che sta con chi non tiene niente. Tu lo sai, Vincenzi, non ne mastico molto di cultura, ma la bellezza la so vedere, pure scritta, in prima pagina. Nelle poesie ci trovi quello che non si può dire. È uno schiaffo certe volte, ma è pure una carezza. Senti qua, senti che scrive a sua madre, senti. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore bene poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che correndo conoscere. E dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Vincenzina era rimasta rapita e rubava sempre più spesso quelle poesie per leggerle e rileggerle. Che fossero in rima oppure no, erano parole piene, tonde, potenti, c'era la vita dentro e pure la verità. Il mattino seguente compra l'Unità, così come diceva Ferdinando ogni lunedì. In prima pagina c'era la foto bianco e nero del viso scavato di Pasolini, ucciso da quella stessa violenza sulle cui cause profonde aveva recato la propria testimonianza. Dice l'articolista, e poi sotto a caratteri cubitali Pierpaolo Pasolini assassinato, un tragico lutto per la cultura italiana e per tutto il movimento democratico. Era stato Enrico Berlinguer ad avvisare Susanna Colussi, la madre del poeta, e Vincenzina pensa al dolore di quella donna che era stata destinataria di una delle confessioni d'amore più belle che mai avesse letto. Così va in camera di sua madre e prende la raccolta di poesie che Ferdinando aveva lasciato sul comodino, se ne impossessa ora, come se fosse un'eredità spirituale. Le spetta, forse solo per l'amore con il quale aveva letto e che un poco leggendo apparteneva anche a lei. Così a voce soffiata sussurra l'ultima strofa di quei versi de Il sogno della ragione che un tempo da piccina aveva imparato a memoria. Ora la mia speranza non ha sorriso o umana omertà, perché essa non è il sogno della ragione, ma è ragione, sorella.